Vorrei consegnare questa cassetta e prenderne un'altra. Non c'è Fabio. Sono Dana, la nipote. La sostituisco per un paio di settimane. Tu sei Luca, vero? Sì. Fabio mi aveva promesso che avrei trovato Under Capricorn. Sì, mi aveva avvisato. Eccolo. Questo che mi hai portato è Rope. Qualcosa non va? La videocassetta è a posto? No, no. Mio zio mi aveva detto... Ti è piaciuto il film? Trovi strano che un cieco sia appassionato di cinema. Troverei strano pure un sordo che adori l'opera lirica. Sei alta più o meno 1,70 m, circa 55 kg. Indossi dei jeans e dei sandali. Hai i capelli lunghi che porti raccolti sulla nuca. E stai arrossendo. Mio zio ti ha parlato di me, vero? L'altezza l'ho capita dalla direzione della voce. Dal rumore dei passi ho capito che portavi sandali. Il jeans ha una sua sonorità. Prima di prendere la cassetta, ti sei aggiustata i capelli. Ho sentito la molla della pinzetta. Ci hai messo un po' di tempo, quindi i capelli sono lunghi. E come hai capito che ero arrossita? Ho tirato a indovinare. Ciao ragazzi, bravi, a domani. Ciao Luca. Ti è piaciuto il film? Magnifico, tra i miei preferiti. Tu l'hai mai visto? Ovviamente. Adoro il finale. La scena in cui Henrietta è svenuta ai piedi del letto per lo shock e vede Millie che posa la testa mummificata nella scatola. Il volto di Henrietta esprime un lusso di sentimenti contrastanti. Va tutto bene? No, no. Trovi strano che sia appassionata di Hitchcock? No, anzi, affatto. Ne sono felice.
Qui vicino c'è un piccolo cinema dove vado spesso. Domani sera danno in programma Vertigo. Ti andrebbe di venire? Volentieri. Questa posso tenerla ancora una sera? Certo. Grazie. Scusa il ritardo. Non preoccuparti, c'è ancora tempo prima dell'inizio del film. Facciamo due passi. Certo. No bringing her back. Si stanno baciando. Quando Judy guarda oltre Scotty, i suoi occhi si riempiono di terrore. La figura di una donna vestita di nero rimane nell'ombra, senza muoversi sulla porta. La figura oscura si anima, si muove verso di loro. Sembra essere parte dell'ombra da cui è apparsa. Judy si allontana da Scotty terrificata. Scotty si gira e vede la figura illuminata dalla luce della luna. È una suora. Judy cade dalla torre, la suora si fa il gesto della croce. Scotty si avvicina al bordo della torre e guarda verso il basso. Il suo volto è carico di disperazione e orrore. Grazie. Per cosa? Prima di stasera avevo ascoltato Vertigo 8 volte. Ne conosco a memoria ogni dialogo e suono. Tutte le sfumature che sono riuscito a cogliere con solo l'udito. Ma non l'avevo mai visto. Grazie. Allora, buonanotte. Notte. Thank you.
Credo che sceglierò questo. Ottima scelta. Grazie, arrivederci. Grazie a te. È un profumo diverso. Sì. E come sono vestita? Vediamo. Hai i capelli ancora raccolti, ma in una treccia. Un maglioncino abbottonato sul davanti. Una gonna leggera. Scarpe con tacco medio. E il rossetto. È impossibile. Come hai fatto? Ho chiesto alla signora che è uscita prima. Facciamo due passi. Questo è il posto che preferisco di più di tutta la città. Come mai? Senti. Ascolta. Sì, lo è.
Vediamo il retro di diversi appartamenti cittadini. Sono in mattoni e legno. Alcuni su due piani, altri su tre. In primo piano il profilo di un uomo. Ha gli occhi chiusi e sta sudando per il caldo estivo. Il termometro segna 30 gradi. Dalla finestra di fronte si vede un altro uomo. Si sta radendo allo specchio. Un altro, addormentato sul balcone, si sveglia. Thank you.